Bentrovati a un nuovo appuntamento di Vivere Snella con Lorena Marsiglia. Buonasera Lorena. Buonasera. E torna dopo pochissime settimane con noi invece Daniela Galassa. Bentornata. Buonasera. Daniela aveva perso 17 kg, ci sono stati dei miglioramenti? Sì, sono a quota 18, adesso sto avanzando piano piano, però sempre in discesa. Noi ci siamo viste 2 settimane fa e avevamo detto che avevi perso 17 kg in 2 mesi, quindi sono passate giusto un paio di settimane. La signora Daniela era molto determinata, tanto che nel giro di 2 mesi ha fatto tutti i trattamenti possibili e immaginabili, ma è stata anche molto scettica inizialmente. Che cosa hai Assolutamente fatto? sì. Quando ho preso coscienza del peso che avevo accumulato in pochissimo tempo, tra l'altro, e già in menopausa da un po' di anni, mi sono documentata. Ho voluto cercare un centro anche comodo da raggiungere, infatti ho scoperto che era praticamente a un passo da casa mia, però prima di recarmi per farmi spiegare il tutto e eventualmente a fare un contratto, ho guardato tutte le promo che c'erano su YouTube, ne avrò viste almeno un centinaio, perché ero proprio scettica, perché tutto quello che veniva raccontato. 120 minuti di trasmissione, 2 ore Sì, a guardare tutte le ho trasmissioni. studiato tutto, ho guardato ciò che dicevano, Brava, che brava. raccontavano, le foto prima, dopo, poi Hai quando mai mi sono pensato che decisa. fossero degli attori? Ero scettica perché alcune volte le foto del prima non si riconoscevano con le foto del dopo, E però c'è un mi sono cambiamento, ritrovata c'è. a fine programma, mi sono ritrovata a fare la stessa considerazione sulle mie foto. Ecco, Daniela anche nella scorsa puntata ci diceva: io non sono pagata, so che sembra che io No, stia sì, recitando. Aveva questo assolutamente. timore perché chi ci guarda da casa effettivamente alle volte dice: vabbè, sembra un po' una favola, no? 17 kg in 2 mesi, 170 cm in 2 mesi, fai soltanto un pochettino di movimento, ma non è una palestra intensa. Sembra sempre un po' Ma strano io dentro. ero e sono molto determinata perché stavo veramente male, avevo perso la mia identità. Felice. Come ti senti oggi? Lorena, felicità è alla base della salute. Sì, e l'infrarosso comunque non ha uguali. Noi siamo andati a vedere nei motori di ricerca e la cosa più richiesta attualmente, grazie anche a queste trasmissioni, insomma io vado in TV oramai dal 2006, quanti anni sono? Oltre 18 anni, cioè non è un giorno, quindi gli infrarossi sono, tra l'altro la tua assicurazione cosa ha fatto? Li ha rimborsati come terapia Alla che sanitaria percentuale? all'80%. Quindi se un'assicurazione riconosce l'infrarosso come cura analgesica, tra l'altro tu che cosa avevi a livello di dolori? Io ero praticamente piena di dolori alle caviglie, alle ginocchia, ma tra l'altro una cosa molto importante è che io ho ancora una patologia importante. Sulla schiena, a livello vertebrale, io ho un angioma vertebrale. Avevo fatto la risonanza magnetica a novembre del 2021, l'ho rifatta di controllo a giugno 2022 e avevo già fatto un mese di trattamenti di infrarossi ed è diminuito. Lorena, C'è insomma, i benefici stato un. della salute sono molteplici, che vanno Esatto. anche al di là del peso, come abbiamo già visto anche in altri casi. Esatto, beh certo, il peso ci ammala, no? Ci rende delle macchine frenate. Quando si dice che insomma è fondamentale questa patologia che aveva, non l'abbiamo raccontata prima, ma lei quando viene è come se paga un ticket, forse anche meno di un ticket, se stiamo a guardare la cura defalcabile, se uno la vuole fare. Lei è bellissima come storia perché mediamente le donne non viaggiano a questa velocità, cioè 18 kg sono davvero tanti. Soprattutto se accumulati in menopausa. Esatto, poi voglio dire, insomma, non ha 30 anni, No, ne ho quasi e 60. quindi vuol dire il metabolismo, insomma, inevitabilmente un pochino più anziano e inevitabilmente più lento. Lei 17 kg in 2 mesi, ha perso più della sua altezza in centimetri, la pelle è bella. Assolutamente, io infatti senza fare alcun trattamento estetico a livello di pelle, anziché avere qualche ruga in più dimagrendo, mi sono sparite delle rughe che io avevo Dove le anche avevi? sul décolleté,
E intorno agli occhi la tipica zampa di gallina. Questo vuol dire Cioè proprio che... l'alimentazione sana, perché io ho ricevuto Bravissima, un'istruzione alimentare. Io sì. infatti non dico sempre che non sono a dieta. Brava, ed è fantastico perché sembra una professoressa in nutrizione a No, sentirla assolutamente. Tutto parlare. quello che so l'ho imparato al centro. Quando mangiamo qualcosa che non viene metabolizzato, ovviamente abbiamo anche una pelle più secca. Bellissimo che abbiamo aperto questo argomento, anche perché ci allacciamo Un po' all'ombra. all'estetica, infatti lei ha detto che non aveva fatto dei trattamenti di bellezza No. particolari, però in realtà un trattamento l'ha provato ed è un trattamento nuovissimo. Arriva da 20 anni di drenaggio, solo che non era nome mio. Il drenaggio a freddo è proprio il trattamento che si fa sempre in istituto. La prima Sì, il volta primo quanti trattamento che ho centimetri avevi fatto, perso? due per parte. Quindi vuol dire una media di dai 18 ai 22 centimetri, perché noi misuriamo tutto il corpo, è solo che era solo per istituto. Tu sei contenta? Assolutamente sì, perché io mi sono affidata a questa linea per coprire il periodo di chiusura estiva. Quando il centro ha chiuso, il personale appunto specializzato del centro mi ha consigliato di continuare i trattamenti a casa in quel periodo di stop, in modo da continuare appunto a E come perdere. ti Dice, trovi? benissimo, tant'è vero che li sto ancora facendo perché le confezioni comunque vada danno la possibilità di andare avanti un bel po'. Lorena, in che cosa consiste questa linea? È il drenaggio che si fa in istituto con dei costi ovviamente molto più alti, perché dobbiamo pagare la cabina, perché dobbiamo pagare l'operatore sanitario. Questa foglia di alga è una foglia che ci aiuta a fare la talassoterapia. È una terapia medica, non può essere utilizzata da chiunque. Di solito sono gli istituti termali che usano molto la talassoterapia. La talassoterapia si usa per moltissime affezioni, addirittura viene iniettata a livello endovenoso, a livello superficiale. Queste foglie arrivano dalla Bretagna, una penisola molto, molto un mare pulito, perché è altamente ricco di vento, quindi è difficile che sia un mare inquinato proprio per la sua particolarità. L'economia gira tutta su questa foglia, che pensate, bagnata arriva quasi ad una lunghezza di 1 metro, larga 30 centimetri. Di solito ai tempi si faceva anche la foglia diretta nel corpo, ma poi quello che è stato fatto, abbiamo preso degli estrattori, e anche lì è importante capire come viene estratto il principio. Se noi prendiamo un estrattore per fare un frappè che va veloce, praticamente tutti i principi attivi della carota, dell'arancio, del sedano si perdono, perché è come se venissero cotti. Se noi prendiamo un estrattore che va lentissimo, infatti costa, da che prendiamo un prodotto a 100 euro, prendiamo l'altro a 400 e rotti euro, anche 4,50. L'estrattore che invece tutela i principi attivi deve andare lentissimo, e quindi le gocce che vengono rilasciate proprio dalla talassoterapia è oro, oro puro. Quando noi facciamo le giornate open day, dove mettiamo magari 10-15 foglie e stiamo tutto il tempo in cabina, ci viene la tachicardia. Stimolano la tiroide, infatti la controindicazione magari è sull'ipertiroidea, e ha tre alghe: il fucus, la spirulina, la caffeina, la centella asiatica, più tre agenti lipolitici. Quindi la carnitina, la fosfatidilcolina e la caffeina. La carnitina è quello che prende il culturista per andare a consumare quel minimo di grasso e fare tutte le posizioni quando vuole fare le gare. È un prodotto eccezionale, perché lo stiamo lanciando proprio voglio dimagrire da casa. Ricordiamo che ogni tipo di prodotto ha la sua particolarità e ha anche magari, non so, la persona a cui è più indicato o meno indicato. Certo, ecco perché ovviamente farmacie, centri estetici o anche la signora che abita in Sicilia, se proprio è naturale che un volo lo deve fare per fare la visita medica, per conoscere anche la serietà del metodo, ma poter allacciare queste partnership con dermatologi, cioè
cioè centri medici che vogliono portare un metodo di dimagrimento non impegnativo, insomma non devono avere chissà quale spazio, in una cabina, così come la farmacia o l'estetista, faccio la talassoterapia, metto la crema come vediamo nel video, mi incelofano, da noi abbiamo sacchetti proprio termoretraibili e la signora comodamente da casa sta 40 minuti a vedere la tele. Ovvio è che poi in telemedicina dovrà fare lo studio metabolico dei cibi, quindi fare i compiti, scrivere le sensazioni come diceva Ramaciotti, se mi sento gonfia, e poi magari viene fuori a te che cosa avevano scoperto. Che appunto dovevo non mangiare più l'insalata, che era il mio unico pasto giornaliero. Quindi mangiavi una sola volta al giorno, sì, l'insalata, sì, alla sera, un'insalatona, poi mi ero... Dalla mattina convinta... alla sera? Zero. E riuscivi? Sì, sì, riuscivo, ormai mi ero abituata. Ma nonostante perché questo? Era tutta una questione mentale, continuavo a dire, se mangio di più ingrasso, invece ingrassavo lo stesso. Continuavi nonostante quindi pativo la fame, ero nervosa, che ero... Ci credo. E adesso invece, come ti senti e cosa mangi? Allora, mangio innanzitutto 5 volte al giorno, mangio di tutto a sazietà. Io ho imparato, perché mi è stato insegnato al centro, di associare bene... i prodotti, gli alimenti, cioè faccio un esempio, il salmone lo mangio a mezzogiorno perché alla sera ho verificato che mi fa magari mettere qualche etto in più, mangio la pasta, il riso, il couscous, cose che io prima assolutamente non mangiavo. E diciamo che è particolare questa cosa, nel senso che di solito sì, le diete classiche tendono a togliere il carboidrato, a diminuire, magari aumentare le proteine, però in realtà non è detto che no, vada bene per ognuno di noi. Io nel sito Veronica Bassotto, che lei durante la pandemia dice nel video, basta andare ad ascoltare, mangiavo tutti i giorni la pasta, la domenica la pizza e mi hanno tolto 10 kg. No, Ramaciotti ha lasciato in eredità il metodo per studiare intestino, stomaco e cervello. Già 30 anni fa se ne parlava, ecco perché con tenerezza è importante adesso divulgare la parola di Ramaciotti, che oramai i convegni non può andarci più, e far conoscere anche all'estetista, che magari può consigliare alla signora Mariucci di non andare a prendere i prodotti su internet quando magari ha delle patologie che non conosce, o magari è una bulimica, o magari ha proprio bisogno. Nella nostra pagina c'è anche le ricette per farti la crepe, per farti tutti questi sfizi, e magari la farmacista, io ho tantissime farmaciste con le quali abbiamo oramai instaurato un rapporto di ordini importantissimi, dove addirittura vado io a fare le giornate open day, oppure il dottore che vuole avviare non solo la nutrizionista che dà la dieta ipocalorica, ma anche solo per amor suo di cultura vuole vedere la differenza tra un dietologo e uno studio metabolico, perché da noi tutti, insomma, lei 100 casi, hai mai sentito uno che diceva che pativa la fame? No, ma infatti ero scettica. Sì, adesso posso dire che erano tutti veri, perché l'ho constatato su di me. Benissimo, grazie mille allora Daniela per essere tornata con noi, ti aspettiamo nuovamente. Grazie a voi. E grazie come sempre Lorena Marsiglia. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti, vi auguriamo una buona continuazione.